Buonasera, buonasera ragazzi, buonasera ragazzi, buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera, 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 buonasera. Allora, citazione per pochi. Riepilogo della giornata di oggi, l'ultimo, diciamo, a comparire in una giornata da solo, praticamente, solo soletto, ok? Insieme a pochi altri contenuti. In tarda sera dovrebbe uscire il post partita dell'Italia, perché tarda sera, forse anche nella notte, dovrebbe uscire il post partita dell'Italia. Se volete poi andate a dare un'occhiata appena uscirà. Non lo pubblico quindi adesso perché l'intervallo tra un video e l'altro sarebbe, diciamo, troppo breve. Recap di oggi. Io onestamente, troppe notizie belle. Dopo che senti che Aina potrebbe è fatta per un prestito con diritto di riscatto al Fulham, signori, una leggenda ci lascia. Potrebbe lasciarci, ma è improbabile. Coffee Gigi, detto dai tanti, Gigi potrebbe approdare o allo Spezia o alla Dinamo Zagabria. Che ne ha sbagliato? Vabbè, sto ascoltando la partita. Che ne ha sbagliato? Grande giocatore, che ne? Ha fatto un gol all'Empoli, alla spalla. Eh? Grande giocatore. Vabbè, andiamo avanti. Gigi quindi potrebbe approdare o allo Spezia o alla Dinamo Zagabria. Costo del cartellino 3,5 milioni, quindi se si dovesse trattare di un'operazione a titolo definitivo, molto probabilmente la cifra non supererebbe i 6 milioni di euro. Sembrerebbe più virare per lo Spezia, dove sì, gioca in una squadra che non ha grandissime ambizioni, se non quella di rimanere in Serie A, e diciamo rifiuterebbe. Diciamo, reclinerebbe l'offerta di poter giocare in una competizione internazionale come la Champions League. Al momento la Dinamo Zagabria non è ancora qualificata per i gironi, ma comunque diciamo che è una squadra che in questi anni spesso è approdata appunto ai gironi, alla fase gironi, quindi probabilmente andrebbe a giocare se andasse alla Dinamo, andrebbe a giocare la Champions League. Però la Spezia è una città vicina a Torino, vicina alla Francia, alla sua patria, alla sua famiglia, come si è voluto ragionare. Quindi in quest'ottica è possibile anche che Gigi rimanga in Italia. Lo chiamo Gigi perché è un nome simpatico, perché mette allegria. Gigi, c'è Gigi, dai, Gigi, Gigi, vieni con noi, Gigi. No? Passiamo avanti, una piccola. Un tale Chris Kouadio, permettetemi, non l'ho mai conosciuto alla primavera, la seguo molto, molto, molto poco, devo essere sincero. Chris Kouadio, classe 2000, era arrivato al Torino la scorsa stagione e adesso si è trasferito al Foggia. Un esterno, classe 2000, se non sbaglio. Se non ho letto male, in prestito, operazione quindi diciamo anche abbastanza scontata, per sempre i soliti concetti di crescita del giocatore. Poi, diciamo la grande notizia del giorno, perché poi vi do due riflessioni. Il presidente dell'Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, ha parlato ad un emittente locale, Radio Colonia, in un'intervista e ha detto che la trattativa con il Torino, in poche parole, è in stallo. Sarebbe in stallo perché ci sono diverse difficoltà, diversi disaccordi per tante questioni economiche. Prevalentemente, credo si riferisca al costo dell'operazione.
insomma, cioè al costo del trasferimento, no? Per intenderci. Poi le solite parole di circostanza che mi hanno ricordato e hanno ricordato anche altri tifosi molto il nostro presidente Urbano Cairo, quelle solite frasi di circostanza che peraltro tanti presidenti sono abituati a dire quando vengono intervistati, quindi non, parole che non vi vengo a riportare. Sì, è vero, c'è l'interesse per tante altre squadre. Parrebbe che, scusate se mi sto spostando di qua perché stavo più scomodo in questa posizione. Dicevo che parrebbe che la società argentina voglia proporre una società sudamericana voglia proporre un rinnovo di contratto a Vera, contratto il quale scade nel 2021, 30 giugno 2021. A quel punto è chiaro che l'arrivo in Italia sarebbe molto più improbabile, ma data la volontà di Vera, di voler l'ambizione, il sogno di tutti i calciatori che giocano in campionati di livello oggettivamente inferiore, di voler venire a giocare in Europa, mia opinione. Credo che Vera comunque non, salvo non gli si offra un contratto faraonico, difficilmente rimarrà in Sud America quest'anno. Dunque, la pista per il ventenne è ancora aperta, come ben sappiamo, come ben ci immaginiamo. Detto ciò, oggi è il 7 settembre e vado a ribadire le parole di ieri, perché queste vanno ribadite. Il concetto è uno: oggi è il 7 settembre. Ci dobbiamo muovere entro il 19 con questa particolarità, con questa peculiarità, a queste condizioni. C'è una sola eccezione nel caso in cui io accetterei di muoversi dopo il 19. Nel caso in cui si vada a prendere, scusate se sto sbattendo dappertutto, nel caso in cui si vada a prendere un giocatore che è già stato allenatore Giampaolo. Perché in quell'unico caso conoscerebbe gli schemi e le tattiche. Se si dovesse fare un'operazione vera, cosa che al momento reputo comunque improbabile, dal momento che non è la prima scelta, si è ancora lontani per un accordo. Non ci sono grandi motivi per cui Vera, tra tutte le squadre, dovrebbe scegliere il Torino, per quanto sia comunque la squadra di Serie A, ma paragonato ad altri giocatori sono stati già allenati da Giampaolo, che rincontrerebbero Linetti, quindi faccio l'esempio di Torreira o di Andersen, di cui si è parlato poco, ma dico per dire, no? Ecco, in questo caso qui, in generale, reputo difficile l'arrivo di Vera al Torino, ma se si vuole puntare su Vera, ci si deve muovere entro 19 giorni, perché questo il prima possibile deve imparare gli schemi di Giampaolo, perché non è un ruolo a caso quello del regista, e non si tratterebbe di un giocatore che verrebbe qui a giochicchiare, anche perché per come si sta mettendo la situazione, dubito che Cairo indichi a Vagnati la commissione di andare a prendere due giocatori. Perché Cairo ha ribadito più volte nelle interviste, nelle dichiarazioni lasciate a Torino Channel, alle a testate giornalistiche di calcio e non, ha detto che molto probabilmente al Torino basta un solo altro innesto, oltre ai tre che sono già arrivati. Molti non condividono, quasi nessuno condivide. Il 30% pensa che debbano arrivare almeno due altri innesti. Il 40% almeno tre. E c'è una parte non poco importante, sicuramente più grande rispetto a quella che ne vuole uno, che ne vorrebbe addirittura quattro. Ci stiamo rendendo conto? Quindi, benissimo la prima parte di mercato, senza dubbio, ma adesso muoviamoci, perché mancano poco più di 10 giorni all'esordio in campionato. E io non voglio un Verdi 2. Ok? Non mi ascolterà nessuno, Cairo, se ti arriva questo video. Te lo dico dal più profondo del cuore. Sei stato tanto criticato, ma hai poche ancora possibilità
possibilità di riconquistare in minima parte la tifoseria. Muoviti con prontezza, dai l'idea sia ai tifosi sia all'esterno di essere una società seria. Se no, ogni anno cerchiamo di vincere il campionato del bilancio e siamo a posto così. Fatemi sapere la vostra. Chi arriverà? Secondo voi questo è interessante. Chi arriverà? Su chi virerà il Torino? Chi arriverà alla fine alla corte di San Paolo? Ci vediamo dopo, in tarda serata, in seconda serata su Italia 1. No, ci vediamo dopo. Ciao ragazzi.